Eccoci ragazzi, bentornati sul canale, un saluto da IndieLulux. Eravamo arrivati proprio qui, ovvero quando il canarino era appena fuggito dalla prigione. Allora, bando alle ciance e partiamo subito. Accendiamo il nostro fido accendino, appunto, se no non ci vediamo nulla. Sprintiamo su per la scala. Ok, che è una scala particolarmente lunga. Ok. Qua possiamo andare? Sì, possiamo andare. Eccolo! Fermo, fermo, vieni qua! Non lo pre... Che cazzo era sto rumore? Sei infilato nell'armadio? Ah, l'ho chiuso così. Posso aprirlo? Sì. Ok, devo aspettare che il dondolio vada più in là, perché sennò... Ok, se no mi si chiude la porta. Ma non posso far nulla? O sì? No. No, non posso far nulla. Però si vedeva qualcosa. A meno che non devo prendere una sedia o aprire questi. Sì, devo aprire uno di questi. Hola. No. Apriti. Sesamo. Ok, apriamo un secondo. No. Serve qualcosa sta roba? Ah, quello... E ora? Questo è bloccato. Ah, ho capito. Ho capito, ho capito, ho capito. Prendiamo la sedia. E portiamola qua. Ok, so che ragazzi non si vede un cazzo, però. Ok. No. A meno che... Con questo non devo... No, non ci posso salire di là. Porca Eva. Vedete, di qua c'è qualcosa. Però non vedendo cosa c'è qua dentro... A meno che... Non devo aprire uno di questi. Questo è bloccato. Questo si apre. Forse devo fare un giro più lungo. Hola. Apri questo. Apri. No. Questo non si apre. Questo non si apre. Questi? Ah, porca Eva, che stupido. Ah, qua c'è una bambolina. No, una torta, una luce. La posso accendere? No. Ah, l'ho accesa. Cosa è successo? Ah, la mattonella maledetta! Sì, ciao, ci sono andato per caso proprio. La mattonella. Ma pensa a te, pensa a te. Pensa a te. Ora qua che cazzo di posto è questo? Ok. Qua non si può fare nulla. Qua questo è un pulsante? E come? Siamo pul... Stiamo guardando attraverso l'occhio, probabilmente. Stiamo guardando attraverso l'occhio. In quella stanza buia dove abbiamo beccato quello stronzone, probabilmente. Ok, però non abbiamo risolto il problema.
Ora. No, il trolletto dove è andato? Piccolo troll. Scompaiono sti stronzi. Questa qua posso fare qualcosa? Questa porticina qua non è una porticina. Ok. E ho capito, e mo? Ok, proviamo a tornare indietro, a vedere se ci siamo persi qualcosa. Noi siamo venuti da qua. No, vieni qui. Però noi siamo venuti da qua. Forse possiamo salire ancora? Sì, forse sì. Questo è un pulsante? No. No. Allora, saliamo. Noi su non ci siamo ancora stati, credo. Ok, quindi quella stanza lì serviva solo per farci vedere attraverso l'occhio, dico io, eh. Allora, vediamo dove andiamo a finire di qua. Cambio drastico di ambientazione. Più luce. Sembra un bagno? No, sì. Un bagno. Un bagno gigante per noi. E il fatto che ci siano tutti questi giochini per bambini in giro mi fa pensare che noi davvero siamo magari una bambolina. Ok, lì c'è una leva. Usiamo questa valigia a nostro vantaggio. Ok. Ok. Bello ed incoraggiante, un letto con delle cinghie, con delle... Ma che cazzo di posto è? Ma chi è che ci vive qua? Non mi dire che ora l'ho incastrata e non posso più spostarla. Ah, ok, sì, posso spostarla. Però mi sa che non ci riesco a salire lo stesso sul letto. O sì? Sì, sì, forse sì. Sì, sì. Ok, sto entrando un po' nei meccanismi, dove si può aggrapparsi, dove non si può. Guardate la foto, una foto di... Probabilmente è quella merda che abbiamo visto con le gambe, le braccia lunghe. Probabilmente a lui, a occhio. Allora, qua saltiamo. Qua saltiamo... No! Ecco. Tutto sto giro in... Forse non potevo salire anche qua. Sì, potevo salire anche qua. Non so cosa possa servire. Qui che non ti aggrappi più, ok. Ah, c'è una chiave lì. Non l'ho vista la chiave. E quest'impiccato in primo piano? Chiudo così, non posso guardare. Cioè, praticamente ci fanno salire fin lì per vedere questo qua impiccato, fondamentalmente. Non male, non male davvero. Allora, niente. Qua è solo per vedere questa cosa inquietante. Allora, noi saliamo qua, saliamo qua, saliamo qua, e poi, ma secondo me ci facciamo male. Secondo me è troppo alto da lì. Mi sbaglierò. È troppo alto. Lo sapevo che è troppo alto. Pirla. Bisogna trovare un metodo alternativo. Allora. Ok, adesso dovremmo riuscire a farcela, se non sbaglio, perché se noi saltiamo qua, poi da qua scendiamo qua, da qua scendiamo qua e prendiamo la chiave. Ok. Ci siamo sfrantumati per l'ennesima volta, però abbiamo la chiave. Ora, con sta chiave che ci dobbiamo fare? Allora, questo... Ok, se spingiamo piano piano di qua si può entrare, ma resta il fatto che con la chiave io non ci veda nulla.
Quindi molliamo un attimo la chiave e accendiamo l'accendino. Tanto qua che quadri ci sono? Un occhio, cose inquietanti. Allora, forse sta chiave qua. Ah, la posso lanciare. Ok. Ah, ecco, vedi, allora non era un troll. Serviva. Serviva proprio. Ok, perfetto. Senza quella. No, ora però non mi serve un cazzo. Ah, è rimasto attaccato. Ok, non avrei potuto aprire questa porta. Perfetto. Ottimo. Cos'è? Una scimmietta? E se io faccio come l'altra volta, che con la bambola? Ting, 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 ting. Inquietante, queste cazzo di pupazzetti a forma di scimmia coi piatti mi hanno sempre inquietato. Ok. E si è scaricata. Perfetto, allora qua dovremo ovviamente premere questo tasto. Ora però, come dovremmo salire qua? Non ci vedo nulla. No, premia per lanciare. Non mi dire che lo devo lanciare là sopra. Non ci posso credere, non ci posso credere, non ci posso credere, un ascensore. Ok, bello, forte, questa era carina, non ci avrei mai pensato, se non mi davano l'indizio, lì proprio non ne sarei uscito vivo. Ok, qua c'è una gabbia, c'è qualcosa dentro? No, quanto pare no. Però vedete, sembrano gabbiette piccole, sembrano quasi gabbiette per animali. Ora qua posso aprirla? Ah no, però mi posso arrampicare. Ok. Ragazzi, non ci vedo un bene amato cazzo. Non ci vedo, non ci vedo, non ci vedo. Forse non serve sta roba qua. Allora, qua non posso far nulla, qua non posso far nulla, qua mi posso, forse mi posso aggrappare qua. Sì, mi posso aggrappare qua. Però a che serve? Ah, oh, questi sono i classici punti in cui mi blocco. Ah, ma c'è un pulsante qua? Forse è il pulsante dell'ascensore. Ah, aspetta. Aspetta, aspetta. Vieni qua. Scimmietta di merda. Ah, eh no. Eh sì, invece. Eh sì, invece. Ok, oh, era nascosto. Ti dà ste robe per arrampicarti, per aggrapparti, ma fondamentalmente non serve a nulla. Intanto vediamo il nostro OPG. Che sì, è una bambolina, una bambina, una bambolina sembra. Cling, siamo arrivati. Accendiamo il nostro fido accendino, senza il quale ratto dove vai? Senza il quale saremmo belli già che morti. Di nuovo fame? Abbiamo di nuovo fame, ora ci dobbiamo mangiare davvero un ratto. Ora moriamo di fame, sta a vedere. Sta a vedere se non muoio di fame ora. E non c'è più quello là che ci tira la roba. Accendila l'affare qua. Ok. Adesso non corre neanche più, arranca. Oddio, sempre peggio. Oh Madonna, adesso arranca davvero.
non accende neanche più la luce, non accende neanche più l'accendino. Mangia dei ratti, mangia i ratti, eccoli. Dai, 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 mangia, mangia, mangia. Che poi cosa mangerà? Era in mezzo ai ratti quell'affare lì, non si capisce cosa mangiamo. E poi... Questa non me l'aspettavo. Questa non me l'aspettavo proprio. Bestia di merda. Va bene ragazzi, con questa situazione alquanto inquietante, nonché inaspettata, taglio qua il gameplay per non farlo troppo lungo. Il primo è durato quasi una quarantina di minuti, questo vorrei tenerlo intorno al quarto d'ora, non so bene a che punto siamo, però più o meno credo che saremo a quella lunghezza per non farlo troppo lungo, né per me per editare, né per voi per starlo a guardare tutto quanto. Quindi spero che vi sia piaciuto, spero che apprezziate il fatto che probabilmente continuerò il walkthrough di questo gioco, perché mi piace e davvero voglio capire dove andrà a parare. Quindi, come al solito, grazie per l'attenzione, al prossimo episodio, non mancate. Ciao!